E abbiamo già parlato di quello che è l'approccio monobiettivo che è stato portato avanti in passato, che ha teso a concentrarsi su appunto degli singoli obiettivi come la protezione dalle crisi idriche, dalle piene, l'utilizzo del fiume come fonte di inerti o l'utilizzo della quantità massima possibile di acqua, quindi in termini di abuso della risorsa idrica, approccio che ha individuato un vantaggio ma ha comportato degli svantaggi multipli. Tra questi, oltre alla perdita di habitat e di specie, che non è assolutamente secondario, vi sono tutta una serie di dissesti ad opera sul territorio, come l'incisione con conseguente abbassamento della falda per drenaggio della falda stessa e riduzione anche dell'infiltrazione delle acque, perché in questo modo il fiume non ha più la possibilità di esondare. Quelle che erano aree di laminazione naturali diventano terrazzi non più utilizzabili dal fiume, quindi non più attivabili in periodo durante le piene. Questo chiaramente ha comportato anche quella che è una forte erosione costiera, anche questa slide l'avete già vista, è della costa sud di Cecina, in cui è ben evidente quanto una certa gestione effettuata nel tempo del fiume abbia portato a problematiche non indifferenti di erosione costiera. A tutto questo si unisce quello che è il declino della qualità dell'acqua, di cui già ci ha parlato Stefania, i problemi di siccità e di intense inondazioni, che se vogliamo sono anche risvolti della stessa medaglia, problemi di erosione e di incremento del rischio, sia perché, bene o male, andando a proteggere i singoli paesi, le singole città, si è teso a delocalizzare il problema verso valle, sia perché si è data la sensazione della messa in sicurezza dei territori, che ha comportato la realizzazione di strutture nei pressi dei corsi d'acqua con incremento generale del rischio. Questo cosa significa? Che praticamente ci siamo giocati nel tempo tutta una serie di servizi ecosistemici importanti del corso d'acqua, che un corso d'acqua naturalmente svolge quando è al suo massimo delle potenzialità, alla massima naturalità. Sono tutti quei benefici, i servizi ecosistemici, che provengono dall'interazione tra il sistema biotico e abiotico e che sono servizi essenziali per la salute e per la sopravvivenza umana, tale per cui se non ci fosse la natura, l'uomo dovrebbe proprio provvedere con tecnologie alternative. E attualmente sono tante le risorse che si stanno investendo proprio per andare a sopperire alla carenza che si è creata negli anni. Vediamo perché non va. Vediamo quali sono questi servizi ecosistemici, partendo, c'è cioè, tutta una classificazione, non entro nel dettaglio. Si parla chiaramente nel settore dell'approvvigionamento, di disponibilità di cibo, di acqua, di legname che è fornita dai corsi d'acqua, ma in termini più importanti di servizi di regolazione si parla di autodepurazione, quindi capacità del fiume di autodepurare le sue acque nel caso in cui sia appunto nella sua massima naturalità. Si parla di capacità di mitigare, di mitigazioni climatiche, di moderazione delle esondazioni, mitigazioni climatiche anche nel senso di creazione di un microclima idoneo, che è dovuto anche a quello che sono la presenza di vegetazione lungo gli alvei che permettono un'evapotraspirazione e quindi una riduzione della temperatura delle acque e del sistema. La moderazione delle esondazioni, abbiamo già detto che prevedere delle aree inondabili a monte permette di salvaguardare spesso abitati a valle. Mitigazione anche della siccità, proprio per quello che vi dicevo, cioè avere un fiume naturale non inciso permette di avere una falda più elevata, mentre l'incisione porta ad un drenaggio della falda. Sistema questo che è ancora più avvantaggiato dal fatto che la vegetazione lungo gli alberi permette un'infiltrazione migliore delle acque e quindi permette dei canali preferenziali per l'acqua che così riescono a rimpinguare la falda nella migliore delle maniere.
trasporto di sedimenti, mantenimento della salinità costiera, l'abbiamo già visto, ce lo ha mostrato già anche Stefani, ma anche il trasporto di nutrienti. Quelli che sono i servizi di, più tipicamente di supporto è proprio, sono quelli legati proprio al ciclo dei nutrienti e quindi anche, volendo secondariamente, all'autodepurazione, alla fertilità e alla formazione dei suoli e la conservazione della biodiversità. Non ultimi i servizi culturali di carattere estetico, paesaggistico, fruitivo e di turismo, ma anche di carattere spirituale, perché comunque fare una passeggiata lungo un bel corso d'acqua, qui non siamo in Italia, però insomma è comunque una bella situazione, predispone le persone a vivere una vita più tranquilla e comunque serena e comunque un carattere anche di natura educativa e di formazione. Questo cosa significa? Che per avere tutti questi servizi ecosistemici dobbiamo tornare indietro al passato? In realtà no. Quello che dobbiamo fare è guardare al futuro con un nuovo approccio, un approccio integrato che permetta di perseguire contemporaneamente obiettivi di miglioramento ambientale, di gestione del rischio idraulico e di sviluppo socio-economico, cosa che ci viene chiesta da entrambe le direttive più importanti in questo settore, ovvero la direttiva quadro acque e la direttiva alluvioni, le due direttive sorelle che in qualche modo tendono a occuparsi della gestione dei corsi d'acqua. In realtà questo tipo di approccio, quindi un approccio, una governance collaborativa in grado di coniugare processi decisionali multiobiettivo, multilivello, multistakeholder e che persegua contemporaneamente più obiettivi, è lo stesso approccio che ci viene richiesto all'interno dei contratti di fiume, quello che noi stiamo facendo, ovvero un atto di impegno condiviso da parte di vari soggetti utile a perseguire la riqualificazione ambientale, la riduzione del rischio e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale. Sui contratti di fiume ve ne ho già parlato, esiste la risoluzione sul rafforzamento dell'istituzione dei contratti di fiume del novembre 2020, approvata alla Camera alla Commissione e proposta dalla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, in cui il governo si impegna a sostenere lo strumento dei contratti di fiume proprio in ragione della loro capacità a produrre programmi d'azione partecipati, concreti, maggiormente efficaci rispetto alla gestione attuale dei corsi d'acqua e che promuovano progetti innovativi e integrati con priorità di infrastrutture verdi e blu. Quello che voglio dire è che nell'ambito del nostro contratto di fiume non dobbiamo andare a cercare quelle che sono soluzioni che già sono state attivate nel territorio e che ci hanno portato anche a determinate problematiche, ma dobbiamo andare oltre cercando di sviluppare quelli che sono degli interventi veramente integrati che migliorino la qualità dello stato ecologico, garantiscano la tutela degli ecosistemi, riducano il rischio idraulico e permettano un migliore sviluppo socio-economico del territorio, migliore in termini proprio di sostenibilità. Quindi questa è la nostra nuova sfida che dobbiamo affrontare. Ma di interventi integrati non è che si parla solo nei contratti di fiume. Già si parlava a suo tempo con la legge di stabilità del 2014, a cui questo tipo di interventi integrati, di cui ci parla ci parlano le due direttive, la 2060 e la 2007-60, a questo tipo di interventi devono essere destinati prioritariamente delle risorse. Col decreto sblocca Italia si è visto che queste risorse devono essere in un percentuale minima del 20%, e con il collegato ambientale del 2015 si è parlato dell'obbligo di pianificare la gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico con l'obiettivo specifico di migliorare lo stato morfologico ed ecologico e quindi di ridurre anche il rischio alluvioni. Cosa importante è l'evitare ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali. Ricordiamoci che la 2060 ci parla non solo di obbligo di raggiungere lo stato buono per quelli che sono lo stato ecologico buono dei nostri corsi d'acqua, ma ci obbliga anche, o ci obbligherebbe anche a non deteriorare ulteriormente lo stato ecologico dei nostri corsi d'acqua, quello che viene chiamato principio di non deterioramento.
Di questo parla anche la misura delle infrastrutture verdi del piano di gestione del distretto idrografico Appennino settentrionale, in cui si parla di interventi integrati e si fa un focus proprio sulla necessità di non alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e di tendere, ove possibile, a ripristinarlo. Chiaramente sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. Per cui ci aspettiamo che dopo gli studi sul deflusso ecologico in ambito del distretto idrografico, ma già sappiamo che sono in atto, si passi anche a parlare di piano di gestione dei sedimenti. Tutto questo per dire cosa? Per dire che è possibile affrontare il rischio alluvioni, che si distingue il rischio da esondazioni e da dinamica morfologica, riportando i corsi d'acqua verso condizioni più naturali. In questo modo recuperando aree di laminazione, ad esempio, o ampliando lo spazio per le dinamiche idromorfologiche, in quella che è una fascia di mobilità propria del fiume, che va al di là di quello che è il singolo percorso, ma che si allarga prevedendo anche la variazione temporale del nostro corso d'acqua. Anche perché è grazie a questa dinamica che si rinnovano gli ecosistemi e che così è possibile mantenere uno stato ecologico elevato e mantenere tutta quella serie di servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato prima. È in quest'ottica che interviene il concetto della riqualificazione fluviale, che sono proprio tutte quelle azioni di interventi realizzati con lo scopo di migliorare lo stato ecologico dei corsi d'acqua. Si tratta quindi di ampliare la nostra cassetta degli attrezzi, sia in termini di strumenti di analisi, quindi andando oltre quelli che sono studi idraulici ed idrologici, e andando a prevedere tutta una serie di studi ecosistemici, naturalistici, geomorfologici, anche di tendenze evolutive, studio appunto della dinamica dei sedimenti, la presenza di andare a individuare la presenza di infrastrutture a rischio, un'analisi socio-economica fondamentale e anche, perché no, un'analisi del demanio, e vedremo più avanti perché questa è fondamentale. La riqualificazione fluviale prevede inoltre tutta una serie di azioni, quindi ampliamo la nostra cassetta degli attrezzi con tutta una serie di azioni che sono sia di carattere strutturale che non strutturale. Tra le azioni strutturali prevediamo ad esempio l'arretramento degli argini, l'abbassamento delle aree golenali, la rimozione di opere, l'individuazione di aree dove effettuare la realizzazione di fasce d'acqua, ma anche nel reticolo minore andare a movimentare e aumentare la diversità e la gestione anche internazionale e non solo. Sono tutta una serie di interventi che possono essere messi in campo a seconda di quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Non sto ad elencarveli chiaramente, però sono veramente tantissime azioni che vanno individuate di caso, di volta in volta, perché chiaramente non si tratta di applicare una formula, ma di partire dalla conoscenza per andare a individuare e quindi dalla conoscenza delle problematiche, delle opportunità, e quindi andare ad individuare le azioni migliori per sviluppare il nostro programma di azione. Tra queste, ormai in tutta Europa si parla di rimozione di sbarramenti trasversali, dighe, briglie di ogni tipo. Comunque della questione delle dighe ci parlerà poi più avanti l'ingegnere Andrea Goltara. Vi riporto qui alcuni esempi di quelli che sono gli interventi che sono stati premiati durante il nostro convegno del 2018 come migliori interventi di riqualificazione fluviale in Italia. Tra questi il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che in Laguna di Venezia applica questo approccio ormai da svariati anni. Qui vedete un prima, un durante e un post che credo non sia necessario commentare. L'altro vincitore ex aequo del nostro premio è stata la provincia autonoma di Bolzano, che sul rio Mareta ha
eliminato tutta una serie di briglie che, come vedete, imbrigliavano il corso d'acqua, lo costringevano in un alveo limitato e con tutta una serie di problematiche poi che andavano a inficiare sull'area di valle, e vedete come invece successivamente ci sia una dinamica molto importante e interessante che ha migliorato non solo lo stato ecologico del corso d'acqua in questo tratto e nel tratto di valle. Altra tipologia di interventi, questo è un esempio della regione Emilia-Romagna, in cui laddove non è possibile effettuare interventi più ampi di restituzione di spazio al fiume o di ampliamento delle aree golenali, si possono utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per andare a realizzare situazioni di miglioramento ambientale, come vedete in questo caso. Aumento delle aree inondabili, ne abbiamo parlato più volte durante tutti i vari nostri incontri, vi ho riportato quelle che sono qui sotto le sezioni di progetto di un intervento che è stato fatto proprio sul fiume Cornia dal Consorzio di Bonifica Toscana Costa, nell'ambito di una sinuosità dell'alveo sono state individuate delle aree in cui il fiume adesso, di cui il fiume adesso si sta piano piano riappropriando. E rispetto a questo mi piaceva fare un focus su quello che è appunto il concetto di area di laminazione, ovvero un'area ben individuabile in cui il fiume può esondare andando a salvaguardare quelle che sono le strutture più di valle e quindi gli abitati. Questo è un concetto importante e chiaramente sono tutta una serie di interventi che vanno applicati in maniera estensiva su un corso d'acqua e a mio avviso nell'ambito del fiume Cecina siamo nella possibilità di poter attuare questa tipologia di azione in maniera estensiva e con risultati di riduzione di rischio verso valle importanti. Questo perché chiaramente avendo delle aree golenali non vegetali, questo chiaramente abbassamento delle aree golenali con implicita riforestazione che ci permette di abbassare i picchi di portata, come vedete in questo caso, per incremento della scabrezza, cosa che in genere si tende a invece a ridurre. Però chiaramente bisogna capire il dove fare cosa. È chiaro che aumento la scabrezza nelle aree in cui i beni messi a rischio sono di natura inferiore, mentre invece vado a velocizzarla e quindi ad abbassare la scabrezza nelle aree dove invece ho problematiche più specifiche di rischio. È qui che mi piaceva riportare il concetto anche di cui abbiamo parlato varie volte, spesso ci parlando è venuto fuori il concetto delle casse di espansione, che in realtà non sono un intervento integrato, in quanto effettivamente quello che vanno a realizzare è un'arginatura lungo il corso d'acqua con uno sfioratore che funziona e si attiva durante gli eventi di piena, di quelle che sono le piene di progetto, ma che in realtà durante tutte le piene al di sotto di quella piena di progetto va ad aumentare invece la velocità delle acque verso valle, quindi creando problematiche negli eventi sotto soglia. Al di là di questa problematica specifica della cassa di espansione, bisogna anche ricordare il fatto che appunto non vado a migliorare uno stato ecologico, perché vado anzi a peggiorare lo stato ecologico del mio corso d'acqua andando ad imbrigliarlo all'interno di un sistema ingegneristico ben definito. E quindi quando parliamo di aree di laminazione, di casse di espansione, dobbiamo essere consapevoli del fatto di parlare di due cose distinte tra loro. Tra le azioni non dimentichiamoci quelle che sono le azioni non strutturali, come ad esempio l'istituzione di vincoli all'uso del suolo, la revisione delle concessioni di uso dell'acqua, gli accordi con gli agricoltori, come in questo caso, come vedete, invece di mandare sott'acqua un'area urbanizzata, potrei prevedere, facendo degli accordi specifici con gli agricoltori, prevedendo indennizi, incentivi o quant'altro, di mandare sott'acqua dei territori agricoli. È chiaro che questo prevede un accordo e il
riconoscimento del servizio ecosistemico che gli agricoltori stanno svolgendo, che l'agricoltura in questo momento sta svolgendo per tutti gli abitanti di questa cittadina. Si può parlare anche di reimmissione di sedimenti a valle di dighe o sbarramenti, proprio per andare a sopperire a quella che è una carenza che potrebbe essersi venuta a creare. Tra le azioni non strutturali mi piaceva parlare di quella che potrebbe essere interessante anche sul Cecina relativamente alla revisione del demanio, perché come vedete questo è l'area demaniale, questi in realtà sono territori che sarebbero territori di proprietà, ma che in realtà sono attualmente interessati dal corso d'acqua. Quindi la dinamica evolutiva del nostro fiume ha portato ad una inadeguatezza delle aree catastali e quindi dell'area individuata di demanio. Questo può portare il proprietario di questo terreno a richiedere al consorzio di bonifica degli interventi, in realtà inconsapevole del fatto che quei terreni non sono proprio suoi più, ma sono una proprietà del demanio. Quindi una revisione, un adeguamento del demanio in base a quella che è la legge Cutrera potrebbe essere utile per individuare nuove aree di azione, nuove strategie di azione. Chiaramente tutto questo prevede il coinvolgimento degli agricoltori e dei frontisti. Quindi siamo pronti ad affrontare la sfida della riqualificazione fluviale, degli interventi integrati. Noi già nel 2014 con Andrea Goltala siamo stati in Regione Toscana a promuovere e a proporre una strategia regionale di riqualificazione fluviale. All'epoca forse i tempi non erano abbastanza pronti, ma adesso devo dire che è arrivato il momento di dare attuazione a tutta una serie di piani europei, nazionali e regionali che vanno dalla strategia europea per la biodiversità 2030, ad esempio, al piano europeo per lo sviluppo sostenibile, alla strategia Farm to Fork, alla possibilità dell'utilizzo del Recovery Fund, quindi piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci sono tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati e che ci danno anche nell'ambito del contratto di fiume la possibilità di passare dalle parole ai fatti, in modo da attuare quella rivoluzione verde, veramente verde, di cui abbiamo bisogno per adattarci a vivere in questo mondo che cambia. Io spero, ho recuperato un pochino di tempo e utile anche eventualmente per una... Ci siete? Eccoci. Spero di aver recuperato un pochino di tempo anche utile per la discussione. Se volete, e se no passiamo alla prossima presentazione. Stefania purtroppo mi aveva detto che avrebbe dovuto lasciarci nell'ambito di poco. Sì, sono ancora presente, resisto ancora. Perfetto. Se non ci sono domande, io passerei la parola a Valentina Caponi del Consorzio di Bonifica, che ci parla delle loro specifiche problematiche relative alla gestione del fiume.